Vabbè, dai, sto video è una frana, veramente. Hey, what's up, you guys? Welcome to my channel. If you're new and if you're not, come va? My name is Foco Films, and today I needed to get out of the house. Honestly, it's been... How long has it been? A month? Maybe longer? Well, it's been longer because I've been in quarantine for, like, since... March 18th. I've only literally been leaving the house to go grocery shopping, and I moved my car once. So today I had to take my car, I had to move it. I left my house and I was like, I really hope my car starts. You never know with these things. So as soon as I clicked that button and I heard it, I was like, good, thank God, at least that. This happened to me before where I've tried to unlock a car. The automatic unlock just didn't even work. So that's like my biggest fear right now. Trying to jumpstart a car right now in the middle of the situation is the worst idea ever. Now today's video is going to be a little more informal. It's going to be in Italian because I kind of wanted to do a repeat of the false friends video that I did a while ago, a long while ago, a couple years ago, which I'll link up there. But essentially a lot of you asked me to do a part two of that video because you had other words that came to mind, and I actually used most words from your comments. So if you're one of those people that asked for specific words in that video in the comments, then you will probably actually most likely see them in this video here. But as per tradition, this video is going to be in Italian, so I'll be speaking Italian. If you want to follow along, you have to click the CC button down below, which is going to enable the subtitles, and you can follow along with that. Allora, la prima parola che abbiamo è la parola facilità, che suona molto simile alla parola facility, ma in realtà sono due parole completamente diverse. Facilità in inglese è meglio tradotto come ease. È una cosa che significa che è facile da fare, una cosa che non è difficile. Mentre in inglese la parola facility è un luogo, è un posto fisico dove c'è qualcosa. Di solito un palazzo, un luogo, una struttura. Ho aperto la porta con facilità. I opened the door to the facility. Parola numero due è fabbrica e fabric. La fabbrica in italiano è un luogo dove si creano oggetti. Una fabbrica di macchine, una fabbrica di tessuti, una fabbrica di... qualsiasi cosa del genere, un luogo industriale più che altro. Mentre in inglese la parola fabric è un tessuto. Fabric significa qualsiasi tipo di materiale che viene usato nella creazione di vestiti, di tende, un tipo di tessuto, un materiale. Io lavoro in una fabbrica di tessuti. I work at a factory where fabric is made. Ora il terzo set di parole è libreria contro library. Libreria in inglese è meglio tradotto come bookstore, cioè un luogo dove i libri possono essere acquistati o comprati. Mentre invece in inglese library è più simile a una biblioteca, cioè un luogo dove i libri possono essere presi in prestito. Di solito ci sta una library all'università o a scuola o una library pubblica. Quindi sono andato in libreria a comprare dei libri. I went to the library to borrow some books. La quarta parola è terrificante contro terrific. È facile confondersi con questa perché sono molto simili, ma le parole sono praticamente opposti. Terrificante in inglese è meglio tradotto come terrifying. È una cosa che fa veramente paura. Ovviamente in un modo negativo, una cosa terrificante mette paura. Terrific però in italiano viene tradotto come eccezionale, una cosa super positiva, una cosa fantastica, con un significato positivo, una cosa terrific. Hai un aspetto terrificante stamattina, che ha un significato opposto a you look terrific this morning, che in sé è una cosa positiva, è un complimento. Ora passiamo a una cosa che io sbaglio sempre in italiano perché uso il significato inglese, cioè la parola annoiato con annoyed. Annoiato in italiano viene tradotto meglio in inglese come la parola bored, cioè non aver niente da fare o non aver niente con cui occuparsi o divertirsi. Sono annoiato, mi stufo, mi stanco. Invece annoyed in inglese vuol dire infastidito. Quando una persona is annoying you, ti sta dando fastidio. Una persona può essere annoying, tu ti puoi sentire annoyed perché sei messo in una situazione un po' scomoda. A questo punto io sono fuori perché mi sono veramente annoiato di questa quarantena. Però so I'm annoyed at the way that people keep breaking the quarantine rules. Abbastanza differenti come significato, quindi non li scambiate per sbaglio. Ora il sesto set di parole è la parola morbid con la parola morbido. Anche qui un altro mondo il significato. Morbido è meglio tradotto in inglese come soft, una cosa che non è dura, una cosa che non è ruvida, anche delicata magari, se volete. Morbid invece in italiano viene tradotto come morboso, che anche lì vabbè sono simili come suono, però morbid a me sta più come morbido, non lo so. Comunque morboso, vabbè, sappiamo che è una cosa non carina, non bella, di solito ha a che fare con la morte, in inglese almeno. Non so se sia esattamente uguale il significato in italiano. Comunque una cosa morbid, quando una conversazione è morbid, vuol dire che ha a che fare con la morte,
con la malattia, con le cose brutte, in quel senso. Quindi in italiano una coperta morbida che tiene caldo, e in inglese death is always a morbid topic. Ora la settima parola, casuale e casual. A dire vero, questa all'inizio non sapevo neanche avesse questo significato, me l'avete detto voi quando ho parlato delle parole che non esistono in italiano, perché inizialmente non conoscevo il significato di questa parola e usavo il significato che viene dall'inglese. Casuale, che in inglese suona molto come casual, in realtà viene tradotto in inglese come random, una cosa che capita a caso, è una cosa casuale. Invece casual in inglese è una cosa che non è formale. È possibile che avete sentito dire smart casual come modo di vestirsi, che sarebbe casuale, or no, non casuale, casual ma non formale, cioè una via di mezzo. Quindi casual direttamente tradotto sarebbe più informale in italiano. Easy going, senza impegni. L'ho incontrato casualmente a cena ieri sera. It was a very casual dinner last night. Ora la prossima, confetti e confetti. Sono scritte esattamente nello stesso modo, ma hanno due significati completamente diversi. In italiano i confetti sono dei dolcetti, da quello che so, sono tipo di solito delle mandorle coperte in cioccolata, credo, non lo so, si danno ai matrimoni, ai battesimi anche. Invece in inglese confetti vuol dire coriandoli, sono pezzettini di carta che spari o che tiri ai matrimoni o ai compleanni o ai battesimi, quello che è, forse ai battesimi no, comunque usati durante le celebrazioni. Hanno regalato i confetti al matrimonio. We threw confetti at the bride and groom on their wedding day. Anche questo, come sapete, causa un sacco di confusione, perché in Italia i confetti non si tirano alla gente, fanno male. Mentre invece dove si parla inglese i confetti non si mangiano, perché se mangi i confetti, non mangiate i confetti. Ora, educazione e education, perché educazione in Italia è meglio tradotto come manners in inglese, cioè le buone maniere, come ti porti come persona, come interagisci con gli altri. Queste sono tutte forme di educazione. Mentre invece la parola education in inglese è meglio usata in italiano come la formazione scolastica. La education è la formazione scolastica dell'università, della scuola. Se tu hai una education vuol dire che sei andato a scuola, quindi sei una persona molto educata o sei una persona con una buona educazione. Versus you're a well-educated person non vuol dire necessariamente che hai le buone maniere, vuol dire semplicemente che sei in un certo senso intelligente. E l'ultima parola per questo video è la parola gentile contro la parola gentle. La parola gentile in italiano viene meglio tradotta in inglese come kind. Una persona gentile è una persona che ha delle buone maniere con gli altri, una buona educazione anche magari. Invece gentle in inglese viene meglio tradotto come dolce, non di gusto, dolce nel senso sei una persona dolce oppure ha un profumo dolce, delicato, delicato, delicato forse è meglio. No, anzi, delicato è decisamente meglio. Gentle significa delicato, che sarebbe anche delicate, però gentle è molto simile. Il buttafuori della discoteca è stato molto gentile, tanto per cambiare. Solo a me mi possono venire in mente queste frasi così. A gentle fragrance that's not overpowering sarebbe un profumo delicato che non ha un odore troppo forte. Vabbè dai, sto video è una frana veramente. Cioè sono nervosissimo, sono qui seduto in macchina con la gente che mi passa, so che mi sentono perché io sento loro, ma volevo cambiare un po' le cose e vabbè, siamo qui, vediamo se si può usare, se no è quello che è. Poi fa un sacco caldo. Vabbè, ritorniamo all'inglese. I hope you guys enjoyed this video and it helps you out somehow. I know that these words are often confusing to me and I consider myself pretty bilingual, so I can't imagine what they would be like for someone that is learning English. So I hope that they were somewhat helpful. Thank you so much for watching this video. Leave me a like if you actually enjoyed it and learned something out of it. Subscribe to my channel and hit the notification bell to be notified every time I post a new video. I post every Sunday, but I'm also active on Instagram and Twitter when I'm not posting on Facebook. When I'm not posting on Facebook and I'm not posting on YouTube. My name is Foco Films and I will catch you next time. Ciao.